Vi raccomando, l'immagine di Maria Santissima Addolorata, onoratela più che potete e non dubitate che ne proverete i benigni soccorsi. San Gabriele dell'Addolorata, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fosti capace di amare le persone care e le cose belle della vita senza cadere nell'egoismo e nell'appropriazione indebita. Il tuo amore si espresse con autenticità e purezza, e nella vita passionista si concentrò sulla Madonna addolorata e si comunicò a tutta l'umanità che amava in Cristo crocifisso. Fa che nel nostro amore cerchiamo il bene degli altri piuttosto che il nostro, e sperimentiamo che la carità è amarci con lo stesso amore di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. San Gabriele dell'Addolorata, prega per noi. Dagli scritti di San Gabriele dell'Addolorata, i suoi piccoli fioretti, per essere santo, ricevere tutte le cose ed occasioni che si presenteranno come mandate da Dio per il bene ed utilità mia, siano esse grandi o piccole, per qualsiasi via o modo vengano, e conformarmi in esse, come se avessi lo stesso Gesù che mi dicesse: voglio che tu faccia così, dicendo: sia fatta la tua volontà. Non lasciare di far cosa che io conosca essere volontà di Dio. Stare alla presenza di Dio. Condire di tanto in tanto qualche giaculatoria. Il miracolo del bambino. Un giorno, mentre nella mia casa natale di Cellino Attanasio, mia madre era intenta a preparare il pranzo, io che non avevo compiuto ancora 3 anni, mi trovavo vicino al fuoco a giocare con mio nonno. Sopra il fuoco c'era la caldaia dell'acqua che bolliva per cuocere la pasta. Siccome non riuscivo a star fermo, ad un certo punto presi il soffietto e vi infilai dentro lo spiedo. Mio nonno si arrabbiò, mi sgridò, ordinandomi di togliere subito lo spiedo dal soffietto. Ci provai, ma non ci riuscii. Allora il nonno prese il soffietto e cominciammo a tirare in senso contrario. A causa del contraccolpo, io andai a sbattere con la schiena contro la caldaia bollente e mi scottai. Cominciai a gridare per il dolore e la paura. Arrivò subito mia mamma Luisa. Sopraggiunsero anche alcuni vicini e mi cominciarono a spogliare. Avevo una profonda ferita alla schiena. Tuttavia, dopo lungo soffrire, la ferita si rimarginò, ma dopo 6 mesi la ferita si riaprì. E allora la mia mamma chiamò il medico. Cara Luisetta, il bambino è grave e la ferita va in cancrena. Solo un miracolo può salvarlo. Il primo pensiero di mia mamma fu quello di rivolgersi a San Gabriele, che sempre invocava, il santo del sorriso. La esaudì prontamente. Io da quel momento cominciai a migliorare e la ferita si rimarginò definitivamente. In segno di riconoscenza, portai l'abitino passionista per un anno e poi lo lasciai in dono al santo. Da allora la mia vita è stata sempre segnata dalla presenza di San Gabriele. Nel 1961, in occasione del pellegrinaggio in Abruzzo dell'urna di San Gabriele, edificai vicino alla mia casa natale una colonnina a ricordo dell'evento. Nel 1966 morì mia madre e io ancora una volta sognai il santo che mi diceva: non ti preoccupare, a te ci penserò io, e mi avvolse
con il suo mantello. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.